siamo qua. Siamo qua. E tu ci sei? Io sì, e tu? Ci sei. Ci siamo. Ci siamo e ci restiamo. Io mi sento. Anch'io. Mi sento. Me lo sento. Lo sento. Lo sento nelle ossa. È proprio nelle ossa, sì. Perché alla fine cosa rimangono? Le ossa. Ma quelle dure però, irriducibili. Difficili da digerire le ossa. C'è tutto, nelle ossa c'è tutto. Eh sì, c'è scritto tutto nelle ossa. Scritto? No! No cosa? Che non me lo sento più. No. Nemmeno io. Ma tu ci sei? Ma io sì, e tu? Sì. Tu? Io ci sono. È che io mi sento poco. Tutto intermittente. Che è difficile rimanere. Restare. Continuare. Ma ci sono le foto. Ma sì, i video su YouTube. Oh, il tuo profilo Facebook c'è. Esiste ed è diverso da zero. Che si vede che sei un ingegnere, eh? Oh, pare che il tuo profilo Facebook non si possa cancellare mai. Nessuno, eh? Nessuno riesce a cancellarlo. Rimane in eterno. Oh, bello, no? È bello, sì. Nelle ossa? Ossa. Nelle... È come i dinosauri, rimangono le ossa. Giusto, i dinosauri, le ossa. E fra qualche milione di anni saremo i dinosauri. Beh, mi piace, sì, saremo i dinosauri. Bellissimo. Bello. E Facebook? E Facebook? Non lo so. C'è un nesso tra Facebook e le ossa? Ah, e Facebook? Facebook è un cimitero? Beh, è infestato di cadaveri. I cimiteri sono la versione antiquata di Facebook. Tutte le facce. Ma si parla. Ma tu, il Facebook o nel cimitero? Mi sento meglio adesso. Anch'io. Mi sento. Ma che fai? Prego. Per cosa? Per la permanenza. Ma tu, su Facebook. Ma mi avranno visto? No, non lo so. Ma mi si nota di più, se non posso niente, se sono assetto si spammo tutti. Ti si nota. Si nota. Ci siamo allora. Ci sentiamo. Andiamo. Ci hanno visto? Ma sicuro. Ci hanno visto. Ci hanno visto. Ci hanno visto. Non c'è dubbio, no? Ma non c'è dubbio adesso. Ci si vede? Ma è tutta la nostra evidenza, belli, no? Io direi di sì. Bellissimo. Ma qua no, qua non si vede tanto che siamo belli, ma se andate sulle nostre pagine Facebook, siamo bellissimi. Più belli. Ma più efficienti. Siamo completi. Insomma, non ci manca nulla. Usateci pure. Beh, io sarei attento a dire certe cose che poi qua vengono fraintese. Oh, fortuna non siamo fedi, altrimenti questi, ma ci avrebbero preso per adesso. Completi. Siamo registrati, battezzati, risultiamo la anagrafe. L'agenzia delle entrate. Abbiamo il codice fiscale, la partita IVA e la tessera sanitaria che non si sa mai. La patente, il passaporto, risultiamo in oltre 2000 siti web. Insomma, non ci manca nulla. Siamo a disposizione. Siamo nel censimento, l'Istat ci ama, ci segue. Siamo dei soldati, siamo assicurati. Abbiamo una scheda con l'indice di speranza di vita. La speranza di vita. Sì, l'indice di speranza di vita si calma. E abbiamo una tessera elettorale. E possiamo anche leggere chi ci pare. Ci esprimiamo. Matricola e numero. No, non ce l'abbiamo. Anche se ce l'abbiamo stampato in fronte, che sia. Ma soprattutto in testa. Giusto, in
Insomma, abbiamo certezze. Certezze, tutte qua in un solo corpo. Quante certezze in un solo corpo? Ma voglio dire, ma si vede in scena che abbiamo certezze? No. Allora ci hanno visto, Ma come comincia tutto? Come uno spettacolo. C'è la sigla. Ci voteranno. Ma certo. Basta un SMS al numero dedicato. Oppure un click sul sito, dai, forza, votare. Allora ci siamo. Siamo pronti. Stop!
Si ricorda di me, ecco. Però io lì mi meraviglio, ecco. Anche quando mi vedono, mi sembra che non mi vedano. Ci mostriamo. Ma chi siamo? E poi questi qua che ci vedono, ma che vedono? Devono vedere che sono distratti. Ma secondo me non ci hanno visto. Poi scusate, io c'ero l'impressione di essere invisibile. E tu? Tu? Lo so. Anni, adesso immagina, dirsi voglio essere così, devo essere così. Poi alla fine, però, non lo sai come sei. Lo so. Non corrisponde mai, non combacia mai. Cioè, alla fine ti sfugge sempre qualcosa. Io non riesco a avere sempre la stessa faccia, questa è la verità. Sì, vabbè, ho la faccia da aperitivo e quella sì è stabile. Vabbè, quella faccia quella del lavoro all'enoteca, sì, tu. Va bene, ho la faccia, sì, del lavoro all'università, certo, ho quello. O il lavoro di volantinaggio, cioè, sì, va, che cosa, va bene, sì. Però, sì. Poi ho la faccia del futuro, però non lo so come dice, io. E poi c'è la faccia quella bella, quella da vacanza. Che però quella. Non me la ricordo bene. Sì, c'ho la faccia da bravo figliolo. Ce l'ho. È che non mi riesce di ritrovare la faccia incazzata, quella della rabbia, quella della rivolta, ecco. Ma ne conosco pochi che ce l'hanno, Forse. La faccia spaventata. Sì, quella ce l'ho quasi permanente. Perché. Ma non si può rinchiudere tutto in una sola faccia. No, è monotono. Ma perché sfugge sempre, ma per conto suo. Alla fine è senza potenziale, no? Senza. È senza potere la mia faccia. Mi sento libido, ecco. Sì. Faccia libera. Libido, ecco, la verità, libido. Cioè io sto qua, parlo faccia liquida, problemi, faccia, parlavo della faccia.
faccia. Proprio in faccia, così. Faccia pure. Allora, faccia come vuoi. Faccia da culo. Faccia da schiaffi. Faccia di brutto. Una faccia marazza. Ma quella faccia non mi piace. Ma una brutta faccia. La faccia del paese. La faccia del giorno. Oh, oh, non si parla mai in faccia. Guarda, vieni, guarda la morte in faccia. Guarda la morte in faccia. Ci sbatterà la faccia. La faccia. L'altra faccia. È la faccia. Sì, sì. L'altra faccia della medaglia. Faccia faccia. Sì, volta faccia, sempre così. Ci metto la faccia, dai. Senza faccia. Senza braccia. Senza braccia. Senza la faccia. Andiamoci in faccia. Con quale faccia? 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 E bisogna guardare la realtà in faccia. Cioè, guardare in faccia. E voi che faccia vedete? Una faccia sorridente. La faccia sorridente. Sorridente. sì, però. Dietro? Dietro c'è l'altra faccia. L'altra faccia. Com'è l'altra faccia? Seria. Austera. Smorta. La faccia della crisi. Una faccia con un ghigno feroce. 100 denti, un bastone, un coltello fra i denti. Una faccia che ti fa sentire una merda. Una faccia che non ti vede. Una faccia da paralisi. Sei uno forte? Comunque sembra uno forte, eh? Sì, è uno forte, è un lavoratore. Ma che sei uno deciso comunque? Sembra uno deciso per mancare un lavoratore. È un operaio. Ma sei un falegname! È un eroe! Sei un eroe! No, no, è un costruttore! Un distruttore! Cioè un distruttore, non era un veduto! Quello della veduto, sì, spacca tutto! Ma sei uno che l'ha veduto! Lavorare, lavorare, lavorare. Preferisco il rumore del mare.
Cristo è morto? Ci avevo sperato. Sono invecchiato. Io l'ho conosciuto, eri già anziano. Guarda che si vede che sono ripetente. No, non da nessuno. Dai. È il caso. Dai, vieni. È il caso. Anche con i ritmi tuoi. Come quelli che si lasciano andare, quelli che si trascurano, ma poi anche quelli che non si lavano. Quelli che non si lavano, dai. Ma io, in fin dei conti, ci abbiamo messo tanto? Parecchio. Voglio dire, ci abbiamo messo tanto? Arrivare qua, così come siamo, a essere così, così? Così belli, no? Ah, belli. Quello, guarda, che mio nonno non era così bello. Io eravamo passo dopo passo, generazione dopo generazione, belli, puliti, sani, efficienti, lucidati che sembriamo noi. Ah, poi elastici. Hop! Siamo elastici, tonici, energizzati, palestrati, peso forma. Io dico, ci vuole un po' di amor proprio, un po' di amor proprio. Ti devi volere bene. Che me ne importa? Che me ne importa? E no, e no, e no, che ti sbagli, mi importa! Innanzitutto anche Rocky vuole la sua parte. Uno come te fa sfigurare l'insieme, rovina la compattezza, esteticamente non va bene, insomma, fai schifo. Se ti trascuri, nuoci anche me, hai capito perché me ne importa? L'ho detto, l'ho sentito, l'ho sentito. Non ce l'ho detto, no. Io non riesco neanche a ripeterlo. La prova a dirlo con la sua voce, aspetta. Conta quello che abbiamo dentro. Non sentire queste cose. Aspetta, non ha detto che in fondo conta quello che abbiamo dentro. Ma guarda che dentro non c'è nulla, niente, però c'è sta schifezza che c'hai fuori. E poi dentro non si guarda, costa fatica, ma chi va a sforzarsi? E che a quelli dentro non gliene puoi importare di meno, no? Dai, mettiti su, raddrizzati, curati, tieniti in forma, svegliati la mattina, pensa che devi apparire sulla copertina di Vogue e vedrai che non cambiano le cose. E gli accessori ci pensi dopo. Adesso cura la carrozzeria, la scocca, datti una verniciata, su, datti una verniciata. E datti una verniciata! No, dico, io non capisco quelli che si deprimono. Che c'è da deprimersi? Niente, assolutamente niente. Tutti i problemi che ci avete, ma metteteli da parte, no?
Troppi dubbi, sempre avere dubbi. Sì, va bene, il dubbio è importante, per carità, ci mancherebbe. Ma non troppi però, non troppi. Siete tristi, depressi, sempre di malumore. Ma basta, basta. Il mondo va male. E chi ve l'ha detto, eh? Il telegiornale, le notizie in TV, su internet. Ecco, vi do io una notizia. Sono tutte false. Sì, false, false, assolutamente inventate, inventate. Ricordate Matrix? Uguale, il film, sì. Siamo immersi in un'allucinazione collettiva, collettiva. Sganciatevi, fate come me. Non leggo i giornali da anni oramai. Non sento TG, le notizie su internet. C'è la crisi? Inventata. Morti, ammazzati e bombe. E chi ve l'ha detto? Inventati pure quelli. Il rischio di un disastro ecologico, l'inquinamento. Ecco, per esempio, l'inquinamento è un'invenzione delle multinazionali. Sì, fate come me. Svegliatevi la mattina e uscite in strada. Non c'è niente di meglio che vivere in strada, a contatto con la gente, parlare con la gente, il verbo. Tra l'altro si rimorchia pure tantissimo. Voi non sapete quando un ragazzo mi ha contattato e chiesto il numero di telefono. Mi metto là, nella piazza, nella strada, aspetto di vedere qualcuno, non faccio esclusioni, la fanciulla, l'operaio, l'avvocato, la casalinga, tutti lì a correre, le cupi a testa bassa, no? Io mi fermo. Aloha, la fanciulla ecologica oggi? Da 1 a 10 quanto siamo ecologiche? E ci parlo per ore e ore, certo, molti mi guardano con aria diffidente, sgusciano via borbottando a testa bassa. Ma quanti? Quanti si fermano a parlare? No. Tanti sì, hanno tutti bisogno di parlare, tutti. Io mi informo dei loro problemi, dico mico che i problemi sono invenzioni, sì, invenzioni. 3 su 4 delle persone che incontro non lavorano o hanno da poco perso il lavoro. Beh, allora rimboccatevi le maniche, no? Qualcosa si fa, qualcosa si può fare, yes we can! Ci vuole entusiasmo, e qui spero finale. Puoi dare quello che vuoi per la causa ecologica, sì, siamo tanti, tantissimi, come facile, qui c'è il modulo di iscrizione, mi dai due dati e versi quello che vuoi, come vuoi, per quanto tempo vuoi, siamo tanti, tantissimi, sì, lo so che ho detto che l'inquinamento è un'invenzione delle multinazionali, ma appunto per questo parliamo di ecologia della vita, la vita ecologica, libera dalle depressioni, via il pessimismo, dentro l'ottimismo, una reazione di ottimismo ecologico, siamo un'organizzazione internazionale, siamo 5 mattina, 2 volte tutto time, 40 sul mondo, 30 sul pane di ferro, e li convinco quasi sempre, sono bravissimo, fra due anni sarò il responsabile dell'area nazionale, dite che giorni sono apatici, senza entusiasmo, e non fate i miei dubbi, non voglio dubbi, né i pensamenti, non me lo posso permettere, va!
questa bellissima piazza ci sta dicendo che per uscire dalla gravissima crisi che si è venuta a creare è necessario mettere al centro il lavoro, i diritti, e per questa ragione dobbiamo contrastare duramente la politica che il governo sta facendo, che le banche stanno facendo. Vedete, per 20 anni ci hanno raccontato che dovevamo lasciar fare il mercato e tutto sarebbe andato a posto, e dopo 20 anni siamo di fronte al fatto che la finanza non ha più nessuna regola, anzi che lo Stato è al servizio della finanza. Siamo di fronte al fatto che c'è un'evasione fiscale a danno dei lavoratori dipendenti che non ha precedenti. Siamo in presenza di una precarietà del lavoro che non ha mai avuto queste dimensioni. Siamo di fronte a una ridistribuzione della ricchezza che non ha mai avuto questi precedenti a danno dei più poveri. Vedete, quando si lavora e si è poveri, siamo di fronte non al fatto che è un'ingiustizia, ma al fatto evidente che una società così non è accettabile e noi dobbiamo ribellarci per cambiarla. E con chiarezza che uscire da questa crisi richiede dei cambiamenti, delle innovazioni, un ripensamento di questa società, uno sviluppo più sostenibile. E intanto ci dipingono sempre come quelli solo capaci a dire di no. È vero, alla Fiat abbiamo detto di no, alla Federmeccanica abbiamo detto di no, perché quando si vuole cancellare i diritti